Servizi Funebri Cavesi offre un servizio di onoranze funebri completo e su misura per ogni tipo di esigenza. Siamo a Cava dei Tirreni in corso Mazzini numero 224. La provincia di Salerno ha approvato ieri in via definitiva il bilancio di previsione 2023-2025 sia in assemblea dei sindaci che in consiglio provinciale. Sono soddisfatto, dichiara il presidente Franco Alfieri, soprattutto per il voto unanime dell'assemblea dei sindaci che ha preceduto il consiglio provinciale che in via definitiva ha licenziato il bilancio. In attesa del ripristino di un ruolo vero per le province, noi proseguiamo con la nostra visione e con l'accelerazione fortissima che abbiamo impresso alle attività dell'ente, pur nelle difficoltà oggettive di carenza di risorse umane ed economiche. Stiamo accelerando anche per ripianare tutti i debiti fuori bilancio. Restituiamo allo Stato 28 milioni di euro all'anno, ma il dissesto economico è un pericolo ormai scongiurato. Della nuova riforma delle province si è parlato stamane a Palazzo Sant'Agostino, dove presidenti di provincia, sindaci e consiglieri provinciali del Mezzogiorno hanno avuto un confronto con esponenti di governo e Parlamento sul disegno di legge in discussione nella Commissione Affari Costituzionali del Senato, che modificherà in maniera sostanziale gli enti locali, in parte già riformati a partire dal 2014 dalla legge del Rio, introducendo sostanziali novità rispetto alle funzioni, agli organi di governo e al sistema elettorale dei cosiddetti enti intermedi. Noi proponiamo di mantenere, diciamo, la fine mandato, quindi la fine del mandato del Presidente, lasciando poi libero ovviamente il singolo Presidente eventualmente di dimettersi o di completare il suo mandato. In questo momento il Governo sta lavorando invece su una scadenza di tutte le province italiane contestuale nel 2024. È chiaro, per noi è un errore, detto questo per noi interessa parlare soprattutto delle cose che riguardano i cittadini, quindi le risorse per le strade, per le scuole superiori, lo sviluppo economico, la programmazione, lo dico io, vengo da Ravenna, la protezione civile, che è un tema su cui chiediamo un impegno forte, su cui tanti emendamenti vanno addirittura nella direzione di potenziare quanto ha previsto il governo. Io ero parlamentare e normalmente ero una persona disciplinata, quella legge non l'ho votata perché si capiva dall'inizio che era un disastro. Oggi le province devono svolgere le funzioni che la Costituzione assegna secondo il principio di proporzionalità e di prossimità, cioè tutte quelle funzioni che a livello comunale sono riduttive e che non hanno necessariamente bisogno di una dimensione regionale, il cosiddetto ente intermedio. Le strade, la difesa suolo, alcune funzioni di protezione civile, l'edilizia scolastica, insomma. C'è molta materia, naturalmente poi oltre alle competenze bisognerà dare delle risorse, altrimenti il discorso diventa monco. Ultima cosa, possono essere un ente di servizio per i comuni più piccoli. Oggi la carenza degli organici, soprattutto tecnici, crea criticità sulla progettazione, sullo svolgimento delle gare. La provincia potrebbe creare delle strutture di supporto ai comuni sia per le progettazioni che per le funzioni di stazione appaltante.